Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Legolas790, e vi do il benvenuto qua su Jimba Network. E quest'oggi vi parlerò dei DLC, come vi promisi la scorsa settimana. E quale gioco migliore se non Gears of War 3 per affrontare questa questione? Proprio perché questo titolo direi che può incarnare e rappresentare perfettamente quella che è oggi la politica delle varie software house su questi DLC. E DLC, innanzitutto cosa significa? Contenuti scaricabili, ma questo già lo saprete, insomma, queste espansioni che danno la possibilità a un giocatore di aumentare ed incrementare la propria esperienza di gioco. Come? Tramite nuove mappe, tramite magari nuovi personaggi giocabili e perché no, con nuove ore di campagna da dedicarsi nel single player. Essenzialmente questo sono i DLC. Ma c'è un'importante distinzione da fare senza alcun dubbio alla base per iniziare a parlare di questa questione, ossia DLC gratuiti e DLC a pagamento. Partirei dai primi dove non ci sono molte parole da spendere, perché ogni contenuto che viene offerto gratuitamente a un giocatore viene sempre ben accolto e per quanto il contenuto possa risultare esiguo, insomma, piuttosto irrilevante, il fatto di ottenere un'espansione gratuitamente è sempre ben accetta da qualsiasi giocatore. E proprio su Gears of War 3 qualche tempo fa uscirono due mappe e una nuova modalità a gratis, e quindi questo viene sempre ben accolto dalla community. E adesso andiamo a parlare dei DLC a pagamento. Innanzitutto un utente nel momento in cui va ad acquistare un videogioco può pretendere un certo riguardo e un certo servizio da parte della software house, perché insomma i videogiochi oggi come oggi non costano poco. E purtroppo questo non succede, spesso ci si sente solamente una fonte da cui la casa produttrice può continuare a spillarci soldi, proprio attraverso questi DLC a pagamento. Ma non tutti i DLC possono essere considerati il cancro dei videogiochi. Vediamo per esempio Ram Shadow, un DLC di Gears of War 3, il cui costo era di 1200 Microsoft Points, ossia 14 euro, che presentava 3-4 ore di campagna aggiuntiva, presentava molti nuovi personaggi, nuove skin, insomma. Un DLC davvero molto corposo, il cui prezzo era proporzionale a quello che ci veniva offerto. Ma purtroppo questa politica, o comunque questa cosa, avviene veramente di rado. Spesso ci vediamo costretti ad acquistare o purtroppo magari eclissare e passare su un DLC proprio perché quello che ci viene offerto ha un costo esagerato rispetto appunto al contenuto di tale DLC. Per esempio, parliamo un attimo di COD, non per cattiveria, ma i MacPack, ad esempio, di Call of Duty Modern Warfare 2 erano una cosa abbastanza ridicola. Il fatto di offrire 5 mappe, di cui 2 erano vecchie, erano insomma presenti nel gioco precedente, è un qualcosa di abbastanza ridicolo, e soprattutto il costo è anche lì importante. Nuovamente 1200 Microsoft Points per cosa? Per 5 mappe? No, no, grazie. Però alla fine la persona si sente costretta a comprarle perché ci sono gli amici che ci giocano, e diciamo che proprio su questo le software house riescono a premere, perché tu non ce l'hai, il tuo amico ci gioca e quindi alla fine ti senti costretto a comprarlo per poterci giocare insieme. Proprio questo è forse uno degli elementi per cui i DLC, nonostante non siano, diciamo, così abbordabili e così giusti, continuino a riscontrare un discreto successo. Adesso mi piacerebbe un attimo sperare che su Call of Duty Modern Warfare 3 io possa ritrovarmi un DLC totalmente gratuito in cui verranno offerte delle mappe di Call of Duty Modern Warfare 2, le mappe magari 2 o 3, mi accontenterei di poco, le mappe più belle, cosa che probabilmente sarà impossibile, ma io ci voglio ancora credere, magari potrebbe succedere, ma la cara Activision non penso che sia di questa idea. Beh, insomma, quindi diciamo che il problema maggiore è il fatto che venga offerto un prodotto il cui prezzo non è assolutamente proporzionale al contenuto. E obiettivamente noi giocatori, ora come ora, penso che ci stiamo iniziando a stufare di questa situazione. Situazione che sta degenerando per esempio proprio in una cosa che è accaduta su Gears of War 3 che ora vi racconto. Pochi giorni dopo l'uscita di Gears of War 3 si rese disponibile un DLC, il cui costo era di circa 800 Microsoft Points, quindi si parla di una decina di euro. Ma la cosa strana è che questo DLC presentava nuove mappe per la modalità Horda, nuovi personaggi, nuove skin. Ma la dimensione di tale DLC era solamente di pochi KB, per essere, diciamo, ottimisti.
Perché? Perché il contenuto di questo DLC in realtà era già presente all'interno del DVD di gioco, solamente che l'Epic Games ha deciso di celarlo, di rendere impossibile l'accesso ai giocatori, costringendo questi ad acquistare questo DLC di 800 Microsoft Points per consentirgli l'accesso a tale DLC. E questa è la cosa più vergognosa dei DLC, che cosa che sembra prendere sempre più piede, ossia decidere di privare al giocatore qualcosa che c'è già sul disco, qualcosa che io ho già comprato, e costringere a spendere altri soldi per potervi accedere. E questo è il cancro dei videogiochi, questo è il cancro dei DLC. E penso che molti di voi la penseranno come me. Adesso vi voglio porre alcune domande a cui potrete rispondere in uno, due, tre, quattro commenti, insomma, tutto lo spazio che ritenerete più opportuno. Prima domanda: come la pensate voi, insomma, su questi DLC? Qual è il vostro punto di vista? E soprattutto, magari se io mi fossi scordato qualcosa sulla politica di DLC, magari scrivetelo, così sarò anch'io più informato. Adesso passiamo alla seconda domanda, abbastanza veloce: qual è il DLC che più vi ha deluso, che avete acquistato e poi vi siete subito dopo pentiti di averlo comprato? Per esempio, io mi sono pentito amaramente di aver comprato molte delle skin di questo gioco per le armi. Ho speso un patrimonio per skin che probabilmente non userò mai. È davvero tristissimo i soldi che ho speso. E per concludere, passiamo all'ultima domanda, la terza, ossia: qual è stato il DLC cui voi siete magari sentiti costretti ad acquistare per una motivazione che può essere il fatto che c'era un amico che ce l'aveva, voi non ce l'avevate? Insomma, è successo. Penso che sia successo a molti di voi, proprio perché è una delle motivazioni che spinge maggiormente un giocatore ad acquistarlo. E quindi questo è tutto per questo video. Io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. Vi lascio sempre un invito a lasciare un commento e magari una risposta alle domande che precedentemente vi ho posto. Lasciate anche magari un voto. Quindi un saluto da LegolasF90 e ad un prossimo video. Ciao a tutti!